belli. Esatto. Ma pure quelli. Oh, è entrata! He banks the three, the two. Ok, allora siamo stati a comprare un sacco di addobbi e voi vi chiederete perché siete venuti dentro questo appartamento. Perché questo è l'appartamento della Deborah. La Deborah è la morosa di mio papà, lui è mio fratello. La peculiarità della Deborah è che lei è il Grinch in persona. Alla Deborah non piace festeggiare il Natale e, come potete ben vedere, casa sua è priva di qualsiasi addobbo per adesso. Adesso noi pimpiamo la casa della Deborah, sono le... Comunque sono le 5 e mezza, alle 7 e mezza lei torna da lavoro, 8. Quindi in 2 ore dobbiamo rappare la casa di Natale. Ecco, rappiamo la casa. Allora, i nostri attrezzi del mestiere sono un albero già mezzo montato e a seguire 4 rotoli di carta raparati, palline, 16 metri e mezzo di luci, altri 11,2 metri più 5 metri, altre luci e ancora altre luci, fili inutili, tocco di classe, altre cose inutili. Un sacco di cose inutili, palline, altre palline anche bruttine, devo dire. Altri addobbi davvero, davvero molto brutti. Ogni ramo devi svergere tutti i rametti anche. Cioè, non deve essere bello, deve solo essere imbarazzante. L'albero è andato, è una delle poche cose che aveva già la Deborah. Fa veramente, veramente schifo sto albero. Ma adesso continuiamo il pimpaggio. Pietro, dove siamo? Vicenza. E cosa sei a Vicenza? Le luci. E poi? Babbo Natale. E poi? I sassi. E? I coriandoli sul terrazzo. Dilli che cosa c'è di bello a Vicenza. C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi, coriandoli. A Vicenza. Procediamo con l'applicare i vermi qua verdi. Sì, una bella striscia verde sopra il Colosseo è proprio quella che ci vuole. Tutte le località mondiali che ha visitato la Deborah sono state addobbate. Ho perso un quarto d'ora per questa minchiata. Stellina, tac, bellissimo l'albero, eh. Intanto sistemiamo queste, sono 16 metri, quindi sicuramente saranno tantissime. Allora, spiega il piano. Dopo aver fatto questo accrocchio, prenderemo il resto delle luci, faremo fare un giro sul palo della tenda, successivamente finiremo le luci sul lampadario. Non ho capito. Bene, top. Ne abbiamo altre 560. Fra. Raga, sembra la casa di Stranger Things. Guardate che roba. Proviamo a segnare le luci. Vai. Wow! Ok, siccome abbiamo molti metri di carta regalo, abbiamo deciso che incartiamo il tavolo e due sedie. Esatto. Simpatici. Andiamo su. Mi sento un elettricista io adesso. Eccola, eccole, eccole! È ora di iniziare a mettere queste robe qui, veramente, veramente brutte. Oh. Ehi, ma c'è scritto Merry Christmas. Mi è avanzato un rotolo di carta da parati, quindi andrò a inscocciare tutta la TV, cioè a incartare tutta la TV. Sicuramente la Deborah sarà contentissima.
Volevo farvi notare inquadramento. Incartamento top, precisissimo, eccolo qua. Posizioniamo le videocamere. Una GoPro è stata posizionata qui, che riprenderà questo, però col grand'angolo. Posizionerò una Alpha 6600 lì, che inquadra direttamente la Deborah, senza che lei se ne accorga, vediamo. Una magari la posizioniamo qui e potrebbe benissimo essere questa. Questa sta proprio bene qui, eccola là. Al bacio. Al bacio. Bene, la casa è tutta addobbata. Veramente, veramente bruttissimo. Sembra la casa veramente di Stranger Things. Se io lo spento è così. Tavolo incartato, la TV incartata, il puffo incartato. Questa la nascondiamo. Là sopra la mettiamo. Prova a entrare, fai la scena che entri. Andiamo. Spegni tutto cosa. Ok, abbiamo chiuso la porta a chiave, aspettiamo la Deborah di sopra e vediamo la reaction. Raga, è arrivata la Deborah. Tra poco arriva su da là. Questo c'è uno scherzo, è cattivo gusto. Ma tanto cattivo gusto. Che brutti e cattivi. Ai, io voglio la mia casa. Vedo che mi state riprendendo. Questo è uno scherzo, mi incubo. Un incubo. Aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto! Ho paura, sale qua dentro! Ah, anche qua! Ovunque mi giro! Aiuto! C'è stata la paura! Siete... Vi giuro, ho chiuso, sono rientrata. Che c'è la bello! Sono entrata, sono entrata. Ho aperto, ho richiuso. Ho detto no, 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 è un microfono, sono rientrata. Era il telefono, ho detto scusa, devo mettere giù, ti devo richiamare. Hai capito che va su YouTube, vero? No, no. No, no, figurati. Quella funziona? Certo, tutte funzionano. No, la, la telecamera. Sì, quella, anche quella, anche quella. No, non l'avevo vista. Anche questa. Si è accorta lei, capito? No, questo è l'incubo di chi odia il Natale, ragazzi, ve lo devo dire. Quando sono entrata ho detto, no, no, non è casa mia. Ho sbagliato appartamento. Allora, il budget del video è stato 47 euro. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, dovrete averne lasciati tanti già. Certo. Lasciate un like. Un like, like e like. Cosa devo fare dopo? Iscriversi al canale. Esatto, cazzo. E campanellina. E campanellina perché il 60% di voi non sono iscritti al mio canale. Guardate il video e non vi iscrivete. Quindi iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto, ciao. 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 Mamma mia, questo va nel video. L'ho fatto apposta. Eh sì, certo. Allora oggi è il 25 dicembre, quindi come ogni video di Natale ha bisogno di una morale. Tutti questi viaggi li hai fatti durante Natale, giusto? Sì. Dove sei stata? Colosseo? Perù, India, Cambogia, Vietnam, India. Cioè guarda il Taj Mahal che è tutto lucettato. Abbiamo imparato che un Natale comunque in famiglia è un Natale... Non lo so. No. Andiamo in viaggio. Andiamo in viaggio. Decisamente.